Eccomi di nuovo qua. Nella prima parte del video mi ero dimenticato di farvi vedere chiaramente una delle cose più importanti, che è la funzione MIDI di questo touchscreen. Vediamo come cambia. Praticamente avete diversi tipi. Il Type A ha due pagine, la 1 e la 2. Praticamente potrebbero essere 8 canali di Ableton Live, giusto per fare l'esempio, visto che li vedo molto simili a delle clip. Poi ovviamente vi potete spostare su e giù e fare partire il master. Poi abbiamo l'altro tipo, il B, eccolo qua. Avete il tipo C a pad, anche lui con due pagine, la 1 e la 2. E poi avete l'ultimo tipo, che è il D, che invece è più di tipo chaos pad, per eventualmente attivare gli effetti. Ovviamente il tutto è personalizzabile, in quanto superfici MIDI mappabile. Vorrei spendere una parola molto positiva sul touchscreen, che è un multitouch. Adesso, per farvelo vedere, magari torno nella funzione mix, l'attivo. Vedete che io sposto qua, ma sposto anche qua, quindi è un multitouch di tipo capacitivo, perché io non sto facendo alcun tipo di pressione sul touchscreen. Basta sfiorarlo con un iPhone, è veramente incredibile, molto migliore anche di tanti telefoni come potrebbero essere gli HTC di ultima generazione. È veramente incredibile il primo touchscreen della Pioneer, a che livelli si è arrivati. Questo è un piccolo schermo che vi dà i BPM ed eventualmente i parametri degli effetti. Ora è su auto, ma potete chiaramente anche metterlo su tap, eccetera eccetera. Ovviamente ogni effetto ha i suoi livelli di tempo e di dry wet. Poi vabbè, non vi ho detto nulla sulla parte microfono, che più o meno è già vista su altri mixer, identica a quella del DJM 800. Qui avete chiaramente lo split delle cuffie con il solito volume, che ci permette anche di scegliere se vogliamo ascoltare la parte Q o quella Max Master o miscelarle. E poi cos'altro dire? Ci sarebbero forse delle altre cose, in questo momento non mi sovvengono, magari fatemi delle domande e cercherò di rispondervi per quanto insomma mi riuscirà. Va bene, a presto con le prossime recensioni. Ciao ciao!